La Roma sconfitta all'esordio nel derby con la Lazio, l'Empoli vittorioso al debutto contro il Parma, ma accesa nella seconda giornata delle finali scudetto categoria allievi, la situazione si ribalta completamente. Alla fine fanno feste i giallorossi di Sandro Tovalieri, uno che da queste parti ha lasciato un ricordo incancellabile con i suoi funambolesmi in campo e le sue scorribande fuori. Una doppietta del talentuoso verde, un gol dell'albanese Shaninas, mettono al sicuro partita e risultato già nel primo tempo, che premia la veemenza romanista nell'attaccare gli spazi. Inutile la reazione dei ragazzi di Cecchi nella ripresa, il 3-0 resta invariato fino al triplice fischio dell'arbitro Proietti. A fine match i due tecnici hanno parlato di programmazione e Amarcord. L'Empoli ha sempre basato la sua identità sul settore giovanile, perché altrimenti non potremo vivere, e quindi i ragazzi li prendiamo piccolini, li aspettiamo, li facciamo crescere e poi cerchiamo di portare sempre, più che un discorso di risultato, un discorso di crescita dei ragazzi, per portare più giocatori possibili alla prima squadra. Questo è un po' il segreto, è quello di cercare di aspettarli, di non avere fretta, di avere molta pazienza e di farli maturare piano piano con noi. Facevamo una squadra che sicuramente poteva ambire a qualche cosina di più, però magari a livello societario mancavamo un pochettino, c'erano un po' di difficoltà, quindi quando manca un pochettino la parte più importante, si fa fatica anche come giocatori a creare le basi per gettare, per programmare anche un eventuale passaggio a categoria superiore, perché mi ricordo negli anni miei, insomma, erano state le squadre competitive, però abbiamo regalato sicuramente emozioni alla gente e questo ci fa piacere, perché ci ricordano con affetto.